collaborazione con MSC Crociere. sportoutdoorviaggi.it gnv.it. Spettatori, benvenuti da Floriano Mobone al consueto appuntamento settimanale con S4, il talk show di Sportador.tv, il canale televisivo tutto dedicato al mondo dello sport, dell'outdoor, delle vacanze, del turismo e delle crociere. Un appuntamento settimanale proprio per parlare di questi mondi. Questa puntata è tutta dedicata all'ambiente, alla sostenibilità e alle vacanze sul mare, a bordo, in navi da crociera, con tre importanti ospiti che ci sono venuti a trovare qui nei nostri studi di Milano. Ringrazio Leonardo Massa, direttore generale di MSC Crociere. Grazie. Per l'Italia, grazie per aver accettato il nostro invito. Gabriele Cornalbe, ritornato a trovarci, responsabile vendite di Esplora Journey, il nuovo brand di target elevato del gruppo MSC. Grazie Gabriele di essere venuto. E poi una piacevole novità, un ritorno di un amico che non vedevo da tanto tempo, un amico importante, Fabio Scoccimarro, assessore alla regione Friuli Venezia Giulia per l'ambiente, la sostenibilità e l'energia, perché sempre di più è importante vivere bene, vivere con sostenibilità, vivere con energia pulita, e a bordo di navi da crociera ora ci sono proprio nuovi mezzi per vivere il mare. La crociera è una delle vacanze outdoor all'aria aperta più importanti, si è in mare, meglio di quello non c'è niente, giusto dottor Massa? Lei è direttore generale di MSC, raccontiamo la storia di MSC, 300 anni di storia della famiglia Ponti, della penisola sorrentina. 1970 il grande comandante Gianluigi Ponte crea la sua prima compagnia MSC, Metternich Shipping Company. Fino ai 90 nascono le prime navi a crociera, il Via nel 2003 con le prime navi della nuova generazione, Lirica, Sinfonia, Opera e via discorrendo, giusto? Verissimo, oggi l'azienda MSC Crociere conta 21 unità che diventeranno 22 tra pochi giorni, perché vareremo la nostra 22esima nave MSC Euribia. Siamo il terzo gruppo croceristico al mondo, il primo in Europa, e siamo quello là che in questi anni ha avuto il tasso di crescita e di sviluppo, parlo degli ultimi 15 anni, più rapido a livello mondiale. Detto questo, parlerei del presente e delle sfide che ci aspettano nell'immediato. Ecco, praticamente quali sono queste nuove sfide? La prima nave, siamo andati avanti al ritmo di una nave all'anno praticamente, dal 2003 al 2023 sono 21 navi, sono uno o due navi all'anno anche nel periodo del Covid, giusto? Però il gruppo non si ferma, perché ne è prevista un'altra nave nel 2025, poi 2026-2027, più le sei navi Esplora Journey, quindi è una compagnia che non si ferma. Corretto, la sfida principale oggi è legata sicuramente al tema della sostenibilità, un tema trasversale all'industria del turismo, non solo a quelle delle crociere, dove però ci sentiamo impegnati già da decenni con investimenti e operazioni anche concrete che ci rendono leader in questo settore. Pensando alle navi da crociera, l'elemento della sostenibilità è un elemento importante a 360 gradi, non solamente nei carburanti usati, e le ultime navi usano come propulsione il gas liquefatto naturale, oggi il meno impattante nell'ambiente, ma per tutto quello che riguarda il ciclo di vita dei nostri ospiti, perché mi piace ricordare che una nave da crociera di fatto è un comune italiano di medie dimensioni. Su una nave tra equipaggio e ospiti ci sono 6.000, 7.000, 8.000 persone, e noi ci occupiamo in termini di sostenibilità a 360 gradi del ciclo dei rifiuti, della parte delle acque reflue, della gestione di tutto quello che riguarda l'impatto ambientale di questi ospiti nelle comunità che dalle nostre navi vengono raggiunte. Quindi parlare di sostenibilità con noi significa guardare a 360 gradi quello che è il ciclo di vita del cliente durante la vacanza con MSC. Una vacanza che stiamo vedendo che veramente ci ha fatto venire voglia di navigare. Queste sono le immagini che si riferiscono al giro del mondo, che sta avendo un successo unico e incredibile. Però la grande attualità è che la prossima settimana viene varata Euribia. Prego la regia di far mandare le immagini. Questa nuova nave, che come ha detto lei, dottor Massa, parla appunto di sostenibilità, è una nave a GNL, gas naturale liquefatto, giusto?
Esattamente, l'8 giugno a Copenaghen varremo MSC Oribia, tra parentesi dal 3 giugno si posizionerà da San Nazer, dove è stata costruita a Copenaghen, navigando esclusivamente con GNL, quindi sarà la navigazione meno impattante nella storia delle crociere a livello mondiale. È una nave pensata per l'ambiente, dalle caratteristiche straordinarie. Pensate, solo su questa nave 2.400 cabine, significa costruire 24 hotel da 100 camere. Non credo che in Europa nell'ultimo anno siano stati costruiti 24 nuovi hotel da 100 camere. Con a bordo tutte le tecnologie, non solo per divertire i nostri ospiti, che è il nostro business, ma per rispettare al massimo appunto l'ambiente. Un ambiente che voi tutelate. Queste sono immagini che si riferiscono all'isoletta di Ocean Cay, giusto? Alle Bahamas, giusto? Questo è uno dei progetti di cui personalmente vado più orgoglioso e mi piace raccontare, parlando di come la sostenibilità possa essere anche bellezza, perché quest'isola che vedete in queste immagini era un'isola violentata dall'uomo, perché era un sito industriale dove veniva estratta la sabbia. Tra gli anni 80 e gli anni 2000 è stato estratto oltre 500.000 tonnellate di sabbia finissima. Abbiamo noleggiato quest'isola dal governo delle Bahamas per 99 anni, abbiamo impiegato 5 anni a ripulirla totalmente dalle scorie industriali che come uomini avevamo lasciato, immaginate un sito industriale, e oggi è un paradiso terrestre, un paradiso dove le tartarughe sono tornate a depositare le uova, un paradiso in cui gli uccelli nelle migrazioni nidificano, ed è uno dei pochi posti al mondo dove la barriera corallina sta riprendendo vita. Quindi è uno di quei progetti che ha già compiuto il suo ciclo di vita, cioè era un'idea, l'abbiamo realizzata ed oggi è un paradiso naturale a disposizione dei nostri ospiti che viaggiano con noi nei Caraibi. Ce n'è una così anche nel Golfo Persico, Yas Island, giusto? In realtà quest'isola è interamente di MSC ed è un progetto partito da zero di riconversione industriale straordinario. La vedete, l'edificio che vedete è solo per ospitare le persone che si prendono cura di quest'isola, ripulendola e mantenendo costantemente puliti l'isola, e il centro studi per la barriera corallina che su quest'isola abbiamo impiantato. Relativamente invece a Sir Banyas, è un'isola che utilizziamo in maniera esclusiva quando operiamo nel Golfo Persico con le crociere che partono da Dubai e Doha nel periodo invernale, ma non è un'isola esclusiva di MSC, è un'isola del governo che ci viene noleggiata in maniera esclusiva nel giorno in cui attraccano le nostre navi. Mi piace ricordare che MSC è partita con la nuova, ha rilanciato il mondo delle crociere. Io vengo dalla Spezia, mi ricordo mio zio navigava sulle storiche navi della Michelangelo, della Leonardo, ed era un tipo di vacanza di un certo tipo. Adesso lo possiamo dire, in questi 20 anni MSC, partendo per ultima, è il terzo player a livello mondiale, è leader nel Mediterraneo, il Golfo Persico, Africa del Sud, Sud America, giusto? In pochi anni. Nord Europa. E continuiamo a crescere. Adesso abbiamo da aprile ripreso la nostra operatività anche in Far East, dove operiamo crociere in Giappone e Corea del Sud. Devo dire che in effetti in questi anni siamo cresciuti molto, abbiamo raccolto le preferenze del pubblico, ma devo dire anche che l'industria delle crociere che a livello mondiale sta segnando il passo, perché è un'industria che raccoglie sempre più le scelte dei propri clienti, e sempre più persone a livello mondiale scelgono una vacanza in crociera come loro vacanza. Ok, quando inizio a parlare il dottor Massa, come vedete, ha un'energia, una carica che in effetti, ecco perché è così bravo, perché in effetti quando vai dalle agenzie di viaggio immagino sei bravo a convincerle per diventare crocieristi, giusto? Io mi auguro che siano i clienti a sceglierci, perché siamo i migliori. E questa che vediamo è la nuova Euribia, bravo il nostro regista, Save the Sea, salvate il mare. Questa è la nuova grafica sulla nuova nave che verrà varata a Copenaghen l'8 di giugno. E questa è proprio questa grafica, è bellissima. Ecco, questa è la GNL. Cosa vuol dire gas naturale liquefatto? Il gas liquefatto naturale è oggi il combustibile fossile meno impattante nell'ambiente, quello che ha il footprint sull'ambiente più basso oggi disponibile in grandi quantità, e l'abbiamo installato su Euribia. Ma esiste già un'altra nave di MSC operativa, la nostra di fatto attuale ammiraglia, MSC World Europe,
Europa che abbiamo varato a novembre durante i mondiali di Doha in Qatar, che usa lo stesso, la stessa propulsione, lo stesso carburante per la propulsione. Questo è appunto il momento in cui lo scafo di Euribia si distingue anche per questi disegni che degli artisti hanno realizzato sullo scafo e con questo messaggio fortissimo con l'hashtag Save the Sea per sottolineare l'impegno della nostra azienda su questo tema per noi centrale. Ricordo che esiste un MSC Foundation che si dedica esclusivamente a preservare il mare come bene unico per l'umanità e anche per noi per continuare il nostro. Allora, Sevre, sì, salviamo il nostro mare. Vi do una chicca in anteprima. Noi di Sportador.tv faremo un resoconto completo del varo di MSC Euribia da Copenaghen. Abbiamo invitato l'assessore, poi vi dirò la data esatta, abbiamo invitato l'assessore all'ambiente e sostenibilità. Assessore, ce ne fossero di aziende come MSC che tutelano il nostro mare. Lei è assessore alla regione Friuli Venezia Giulia, la storia di Trieste, il porto per antonomasia, l'unico porto dell'impero austro-ungarico, la terza città dell'impero appunto degli Asburgo, c'è Monfalcone con Fincantieri, che è leader mondiale nella costruzione delle navi. Insomma, lei gestisce un territorio importante, Trieste è la capitale mitteleuropea multirazziale per antonomasia, e lei c'è un mare importante che è l'Alto Adriatico. Sì, effettivamente hai fatto una bella sintesi di quello che è il nostro golfo, il golfo di Trieste, che comprende anche gli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone, dove vengono varate le più belle navi del mondo, permettetemi. E visto che parlavi di storia, io vorrei fare parlavi di Michelangelo e Raffaello prima, no? Erano due navi gemelle varate negli anni 60, a metà anni 60 se ricordo bene, ero piccolino, e fecero una a Genova e una a Trieste. I genovesi, si sa, la tradizione importante della Repubblica Marinara in poi che hanno avuto. Beh, la nave di Trieste era uguale, ma più veloce. Anche perché e i genovesi chiesero, ma come mai? Perché c'era un problema di eliche fatte meglio nel nostro golfo. E perché le facciamo meglio nel nostro golfo? Perché non so quanti sanno che la prima elica al mondo che venne messa su una nave a vapore venne sperimentata nel golfo di Trieste da un certo Josef Ressel, austriaco, ma come hai detto tu, dell'impero asburgico, triestino d'adozione, che mise sulla nave Civetta la prima volta un'elica. Quindi prima le navi andavano o a vela o con le pale, come nei film americani sul Mississippi. Ah, la prima elica è nata a Trieste. La prima elica al mondo. La prima elica al mondo, quindi diciamo. Ma voi, le assicurazioni sono nate a Trieste. Sì, non si pagavano le tasse, va detto. Trieste aveva un vantaggio, non pagavi. Ma poi adesso vediamo le immagini. Avevi un porto franco, non pagavi le tasse nell'impero asburgico, non facevi militare, libertà religiosa. Quando nel Settecento bruciavano le ultime streghe, quindi c'era un motivo per cui Trieste, da pochissimi abitanti, un borgo di pescatori di 4.000 abitanti, divenne uno dei porti più importanti del mondo, proprio al servizio di un impero. Quindi quello è la nascita della grande Trieste settecento-ottocentesca. Dopodiché la storia è cambiata. È un po' evoluta. Si è evoluta, ma quella è la radice. Però è importante, per chi ci ascolta, che sì, è vero, ho detto, era fortemente il porto dell'impero asburgico e il riferimento era Vienna e Budapest, ma la cultura è sempre stata fortemente identità italiana. Quindi il teatro di Trieste si chiama Verdi nel 1800, non Strauss oppure non Mozart. Quindi noi avevamo comunque una tradizione italiana, lingua italiana, e a proposito di marineria, la lingua di bordo dell'impero asburgico era italiano, anzi il Veneto, che di tutto l'Adriatico, il Veneto coloniale, Trieste compresa, lo parlano da Venezia a Zara, parlavano il Veneto coloniale. E la lingua di bordo della Marina asburgica era l'italiano, anzi il Veneto, e si dice che nella battaglia di Lissa, la terza guerra d'indipendenza, quando l'ammiraglio Tegetov speronò la re d'Italia, e purtroppo per i Savoia si perse quella battaglia di Lissa, si dice, ma è verosimile, che al timoniere il comandante disse, Tegetov, deghe dentro fioi, dagli dentro ragazzi. L'austriaco che parlava in dialetto. Certo, perché tutti i marinai erano dell'Adriatico e quindi parlavano del Veneto, da Lussino. Daghe dentro, dagli dentro. Adesso questa è l'immagine di Fincantieri. Abbiamo visto qui Fincantieri, lo ricordiamo, è una potenza mondiale nella costruzione di navi da crociera di tutto. Adesso in questa prossima settimana c'è una fiera importante alla Spezia, Sea Future, proprio dedicata alla costruzione di navi. Fincantieri è l'erede di Italiana Navigazioni, quella che fece il Rex
il detentore del record della velocità dell'Atlantico, il destriero nel 92, il Rex nel 1933, Rex affondato proprio a Trieste, questa è la cosa negativa, perché lo sai che il Rex transatlantico fece il record, faceva la traversata Italia-America nella seconda guerra mondiale, l'hanno portato per rifugiare lì e l'hanno affondato. Poi il destriero nel 92, l'impresa del grande Cesare Fioro. Un po' di storia, queste sono le immagini. Adesso diamo la parola anche all'amico, perché l'assessore ha detto che loro di Trieste sono più bravi. I genovesi, i miei amici liguri, si arrabbieranno. Expo ragione per non dare torto a nessuno, fa una nave a Genova e fa una nave a Monfalcone, giusto? Esplora uno a Genova, esplora due a Monfalcone, giusto? Chi esplora, dottor Collana? Allora sì, correggo solo, Explora 1, siamo a Monfalcone, quindi sarà il primo inaugural che partirà. E Genova invece vede la seconda Explora. Explora è un'idea rivoluzionaria della famiglia Ponte e del gruppo MSC e di MSC Crociere. È un'evoluzione di quello che è il viaggio attraverso l'oceano. È un concept totalmente innovativo, perché stiamo parlando di un lifestyle luxury brand. È qualcosa che oggi ancora non esiste, quindi è un'idea veramente rivoluzionaria. Ed è una compagnia che nasce nel 2023 con la prima nave, e ne seguiranno altre fino al 2028. È una compagnia che sta creando sul mercato internazionale un modello di viaggio attraverso l'oceano che sarà rivoluzionario per diversi aspetti, perché sarà totalmente luxury, ma sarà totalmente lifestyle, sarà moderna, sarà molto italiana. È il primo concept realmente italiano luxury al mondo, un DNA che si vede, si respira dagli arredi molteni a frette come tessuti, a Culti Milano come prodotti. Quindi queste immagini parlano da sola, questo è il rendering, però la nave verrà così. Il primo varo è l'8 di luglio a Civitavecchia, nave fatta a Monfalcone, varo l'8 di luglio, prima crociera nel nord Europa il 17 di luglio, giusto? Seconda nave varata nel 2024 a Genova e farà la crociera nel Mediterraneo, giusto? Perché è importante, oltre a queste navi di 64.000 tonnellate, 461 suite, cabine, quindi 6 stelle, e quindi un target molto elevato. È assolutamente rivoluzionaria in tutto, intanto perché è una nave, come vedi, un po' più piccola rispetto allo standard delle navi che oggi vengono varate. Imbarcherà un massimo di 900 passeggeri, le camere sono tutte suite con terrazzo, non esistono camere esterne, non esistono camere interne, sarà un viaggio attraverso i mari, per cui non ci sarà il classico back to back, quindi parte come inaugura il 17 di luglio e si muoverà lungo il nord Europa, l'Islanda, la Groenlandia, il Canada, New England, i Caraibi, stai nominando Brasile. Dei bei paesi, prego la regia di farci sognare, vediamo queste immagini bellissime le navi, ci hanno fatto già venire voi, eccoli qua, andremo con queste navi meravigliose che abbiamo visto, andremo a vedere queste località meravigliose. Assolutamente sì. Explora One farà un viaggio verso le Americhe fino alle Hawaii e poi ritornerà nel Mediterraneo nel 2024. Explora 2 invece partirà dal Mediterraneo, farà il canale di Suez e scenderà lungo l'Indiano fino ad arrivare in Mozambico, in Sudafrica. Viaggi che piacciono a chi ama viaggiare e non soltanto a chi ama la crociera. E questo mega yacht iper luxury che sarà veramente innovativo e sarà a disposizione di coppie, famiglie, gruppi di amici, quindi una capacità molto importante di acquisizione di un cliente che oggi è anche nuovo per questo tipo di viaggio. È nuovo, però noi, grazie Gabriele, questo è Copenaghen. Prossima settimana, in questo bellissimo posto che stiamo vedendo adesso, ci sarà MSC Euribia, giusto? L'abbiamo fatta apposta, un'immagine che è capitata a fagiolo, l'abbiamo organizzata. Guarda, a sportador.tv. No, non manca niente.
attacco perfetto, appunto perché l'8 giugno a Copenaghen verrà varata MSC Oribia, lo dicevamo prima, la nave più ecologica probabilmente nell'industria crocieristica mondiale, una nave straordinaria, comunque ricchissima in termini di caratteristiche e intrattenimento per gli ospiti, oltre 2400 gabine, navigherà per tutta l'estate nei fiordi norvegesi, devo dire che all'85% è già tutta prenotata, quindi nel caso affrettatevi per le ultime disponibilità. Dopodiché è una nave che continuerà a navigare in Nord Europa e gli ospiti avranno modo di conoscerla e scoprirla non solo nella stagione estiva 2023 ma anche nella stagione invernale 2023-24. Viene dal 31 di maggio da Saint-Nazaire, passerà da Amsterdam, abbiamo fatto vedere anche le immagini di Amsterdam, poi Copenaghen, e però diciamo MSC, abbiamo detto leader nel Mediterraneo, America del Sud, Africa, Nord Europa, è arrivata in Giappone e adesso andrà nell'America del Nord, anche la grande novità. La grande novità di quest'anno lo sarà ancora di più nell'inverno perché la nostra presenza negli Stati Uniti sta crescendo in maniera costante, in modo particolare le immagini ci aiutano a ricordarlo, la presenza di MSC Meraviglia che da aprile fa crociere da New York, che devo dire stanno riscuotendo un grosso successo, farà crociere tutta la stagione estiva 2023 con partenze da New York e nella stagione invernale 23-24 continuerà a navigare da New York e questo per gli ospiti italiani, ma non solo, è una novità assoluta perché tipicamente pensando a crociere nei Caraibi si immaginava sempre la partenza da Miami, dove continuiamo a mantenere ovviamente una solida base operativa oltre che Cape Canaveral, ma partire da New York è realmente un grandissimo vantaggio anche economico per gli ospiti. D'altronde l'abbiamo sempre detto, il crocierista tipico americano, il 50% delle crociere dei crocieristi sono americani, questo è un segno importante, però gli italiani sono tantissimi, in Italia arrivano 12.800.000 crocieristi, 4 milioni sono gestiti da MSC, leader in Italia non solo. Le prospettive per quest'anno 2023 sono realmente molto buone per l'industria delle crociere, si prospetta un anno record per l'industria e per il mercato italiano. Chiaramente i dati consuntivi li avremo solo a fine anno, ma a oggi sono proiettati circolare, transitare nei porti italiani circa 12 milioni di crocieristi, grazie proprio alle navi di tutto il mondo che vengono a scoprire il nostro bel paese grazie alle navi da crociera. E per quanto riguarda invece gli ospiti italiani che sceglieranno nel 2023 di fare una vacanza in crociera, sono convinto che quest'anno supereremo il milione di ospiti, che sarà il record assoluto, perché il precedente primato era nel post-pandemia di 950.000 ospiti nel 2019, ma sono convinto e fiducioso che a fine anno vedremo numeri superiori al milione di ospiti. Quindi una vacanza sempre più scelta dagli italiani, da tutti i target, dalle famiglie, dai giovani, dalle coppie. D'altronde in Italia ci sono 8.000 chilometri di costa di accesso sul mare. Ci sono 50 porti, dicasi 50 porti, che ospitano navi da crociera, ci sono delle celle città come La Spezia di dove sono io, come Trieste dove c'è l'amico Fabio Scocimaro, che hanno il termine a crociere nel centro cittadino, quindi non fa nemmeno fatica di muoversi, di fare trasvolate, sale a bordo della crociera e gira tutto il Mediterraneo, in questo caso per l'Italia, giusto? Devo dire che questa è una caratteristica meravigliosa del nostro paese, avendo un paese ricco di storia, i porti, le città nascevano intorno ai porti, quindi abbiamo come Trieste, che è un'esperienza veramente unica, quella di attraccare con la nave praticamente a Piazza Unità d'Italia, avere questa che è una delle piazze più belle del mondo, che puoi osservare direttamente dalla nave, scendere dalla nave e essere nel cuore della città, ma questo fortunatamente in Italia si trova in parecchie città, perché le città italiane storicamente nascono intorno al concetto del porto, quindi un'opportunità in più per gli ospiti stranieri per scoprire il nostro bel paese e per gli ospiti italiani una raggiungibilità, cioè iniziano la vacanza praticamente subito, perché noi serviamo oltre 15 porti in Italia, significa che il 95% della popolazione italiana nell'arco di 200 km ha un porto d'imbarco. Ci sono 21 regioni, vuol dire che, esclusa la Val d'Aosta e il Trentino che non hanno il mare,
stiamo attrezzando anche per l'Umbria e per qualche altra regione che non è mare, però, però non ci perdiamo, non ci perdiamo. In effetti, poi adesso ci manca anche il Giro del Mondo, che è questa, del 2024, 3 mesi di vacanza. Anche questo sold out, la più grande... Sì, devo dire, sono già un po' di anni che proponiamo questi giri del mondo. Quest'anno 2023 abbiamo avuto un'anteprima mondiale, addirittura 2 giri del mondo, perché quello causa del 2022, causa pandemia, non si era fatta e sono partiti in contemporanea. Circa 5.000 ospiti il 5 gennaio che da Genova partivano su 2 delle nostre navi per effettuare il Giro del Mondo, e quello che vediamo adesso nello schermo è il Giro del Mondo del 2024, che invece di essere un classico est-ovest sarà un nord-sud. Anche qua un Giro del Mondo molto dedicato agli esploratori, la nave risalirà parte del Rio delle Amazzoni e andrà in Groenlandia, quindi molto molto bello. Cioè risale anche il Rio delle Amazzoni? Per un bel non po' di miglia. Non fino a Manaus, no? No, però per un bel po' di miglia risale anche il Rio delle Amazzoni. La piazza Unità d'Italia, il dottor Massa ha nominato la piazza più grande d'Europa sul mare, giusto? Che è la piazza storica di... E lì c'è il terminal crociere, sì. E questo è importante, vuol dire. Non avete dati crocieristi, 400.000 solo quest'anno. 2 milioni Civitavecchia, 2 milioni e 4, 1 milione e 4 Genova, Napoli, 700.000 La Spezia, 1 milione Savona. Però diciamo anche Trieste si sta muovendo bene. Come dicevo prima, Trieste è un po' periferica rispetto al resto d'Italia, quindi è poco conosciuta dagli italiani, anche se molto conosciuta da tutti i turisti della Mitteleuropa. E quindi anche la vocazione turistica e croceristica è partita in ritardo. C'è una stazione marittima che, come diceva il direttore di MSC, è nel cuore della città. Tu arrivi, hai questo fronte mare bellissimo, con questi palazzi unici, perché sembra una Vienna sul mare, costruiti nell'Ottocento, come dicevo prima, e quindi ha questo impatto incredibile. C'è un gran pescaggio, non per niente fu scelto come porto. E non per niente c'è tanta vela, ne parleremo questo, Tosco Cimarro, la devo interrompere perché c'è la pubblicità. Prego. Ma abbiamo ancora tutta la seconda parte di questa puntata di S4, tutta dedicata al mare, alle crociere, alle vacanze, all'ambiente e alla sostenibilità, con 3 importanti esponenti di questi settori. A tra poco, non toccate il telecomando.